accettato questo nostro invito, anche se insomma sono gli ultimi giorni prima del Natale, sono i classici giorni in cui tutti ci riduciamo a fare tutto quello che serve fare a Natale, per cui so che avete fatto uno sforzo, ci tenevate a fare questa manifestazione, quest'anno è riuscita particolarmente bene. Facciamo un altro applauso al nostro splendido presepe vivente. E noi siamo qui fondamentalmente per fare gli auguri, per fare un po' il punto su quello che è stato il 2019 per noi, per Fratelli d'Italia, per l'Italia, grazie agli splendidi artisti che ci allievano con la loro musica, grazie a Babbo Natale, insomma c'è tutto quello che nel Natale deve essere. Ci dicevo, celebriamo fondamentalmente tre cose: la fine di un anno che è stato molto particolare per Fratelli d'Italia. Riflettevo ieri sul fatto che questo anno si è aperto con il principale quotidiano italiano che dava Fratelli d'Italia, secondo me sbagliato, al 2,4% dei consensi. Questo 2019 si chiude con l'ultimo sondaggio dell'anno che darà Fratelli d'Italia al 10,6% dei consensi. L'elezione del nostro primo presidente di una regione, Marco Marsilio, è stato l'anno che ha visto entrare Fratelli d'Italia con una bella pattuglia che adesso diventerà di 6 parlamentari nel Parlamento europeo, che ha visto Fratelli d'Italia avviare un'ampia rete di relazioni anche internazionali, l'avete visto con l'adesione a ECR, al gruppo dei conservatori europei, lo avete visto con la presenza del primo capo, del primo presidente di governo straniero, Viktor Orbán, che ha partecipato quest'anno a Treviso, l'avete visto con una improbabile Meloni che parlava in inglese alla principale manifestazione dei repubblicani americani. Insomma, forse mai un partito di destra nella sua storia ha avuto a livello internazionale la centralità che noi siamo riusciti a costruire per Fratelli d'Italia in questo anno. È stato anche l'anno delle grandi manifestazioni di piazza. Adesso ci sono le sardine e la sinistra ha scoperto la partecipazione popolare, ma quando noi in questa piazza, in tutte le piazze di Milano per lo scorso 9 settembre abbiamo portato 30.000 persone di lunedì mattina per dire no al governo rosso-giallo, invece dicevano che eravamo eversivi e sovversivi. Meno male che adesso hanno scoperto anche loro il valore della partecipazione popolare che noi conosciamo da un pezzo. È stato un anno in cui la partecipazione è stata molto importante, insomma un anno strategico, un anno che ci regala grandi soddisfazioni, ma speriamo sinceramente che quello che si avvierà il 2020 possa regalarcene ancora di più. Speriamo che questo 2020 possa portarci fondamentalmente una cosa: il ritorno in Italia della democrazia, del diritto per i cittadini di scegliersi i propri rappresentanti, di scegliersi il proprio governo, di avere il governo che rappresenta ai loro interessi e che non sia semplicemente a difendere la poltrona di quelli che lo compongono. Perché i risultati di governi fatti semplicemente per interesse, di governi fatti semplicemente per compiacere l'Europa, di governi fatti perché si ha paura del voto, li stiamo vedendo. Guardate la manovra economica, che ci consegnerà anche per il 2020 un'Italia fanalino di coda in Europa per crescita economica. L'aumento delle tasse di 6 miliardi nel 2020, di 11 miliardi nel 2021. L'aumento del debito e degli interessi da pagare sul debito, la contrazione della nostra sovranità e zero provvedimenti per le imprese. Perché le imprese si fanno chiudere aumentando le tasse per pagare il reddito di cittadinanza agli spacciatori, ai brigatisti, a gente che non merita di essere mantenuta con i soldi di chi magari lavora 40 ore e si manda libero 800 euro al mese. Noi confidiamo che quest'anno sia l'anno in cui finalmente l'Italia potrà avere un governo libero, un governo scelto dai cittadini, di una nazione sovrana che difende i suoi interessi. Non vi farò un comizio politico, però le nostre battaglie le conoscete, le abbiamo fatte anche quest'anno, anche proprio sui temi della sovranità. È stato grazie a noi quest'anno, e ne approfitto per ringraziare tutta la pattuglia dei parlamentari di Fratelli d'Italia per il lavoro importantissimo che svolgono. È stato l'anno in cui grazie a noi si è riusciti a impedire che l'Italia sottoscrivesse il Global Compact sulle migrazioni, quel documento delle Nazioni Unite che voleva stabilire il principio che l'immigrazione è un diritto fondamentale degli esseri umani, che avrebbe significato non poter fare alcuna
politica di difesa dei propri confini. E si chiude con una battaglia di Fratelli d'Italia contro la modifica del Fondo Salva Stati, un altro provvedimento che mortifica la sovranità italiana e che farà spendere agli italiani 125 miliardi di euro per salvare le banche tedesche. Quando noi, quando le nostre banche sono fallite, ce le siamo dovute salvare con i soldi degli italiani, e i tedeschi non sono stati così disponibili per noi. Sono le battaglie che abbiamo fatto, sono le battaglie che faremo. Battaglie di difesa dell'identità, ed è la principale questione per la quale ci troviamo qui stasera. Abbiamo voluto anche quest'anno celebrare con voi, qualche giorno prima del Natale, la nostra manifestazione di auguri all'insegna della tradizione. Abbiamo voluto quel presepe di vento, perché vale la pena di ricordare cosa si celebra il 25 dicembre, in una società nella quale ormai pare che sia un problema se nelle scuole c'è il presepe, o si parla di Gesù, o si cantano i canti tradizionali del Natale, quasi che dovessimo dimenticarci chi siamo. Ma io non voglio dimenticare chi sono, ancora lo sanno tutti, sono italiana, sono cristiana, sono una madre, sono una donna, questo è anche l'anno in cui ho dedicato il risultato. A livello musicale, non risultati, che voglio dire, non sono da sottovalutare, non è scuro di presentire, pubblicare il mio primo disco in questo 2020. Però, al di là dello scherzo e di iniziative nate per combattere il nostro pensiero, delle quali poi ci si pente perché si è sottovalutata la potenza di quel messaggio. Il messaggio della difesa dell'identità oggi è un messaggio potente. Vedete, io credo che sia giusto nelle nostre scuole, in uno Stato laico, avere in presepe, ringrazio i tanti rappresentanti di Fratelli d'Italia che hanno responsabilità, che su tutto il territorio nazionale hanno mandato le lettere alle scuole per chiedere che ci fosse il presepe. Non ha senso celebrare il Natale se non sappiamo cosa stiamo celebrando. Non ha senso, è giusto in uno Stato laico, perché noi non vogliamo imporre a nessuno il nostro credo. Ma che si creda in Dio oppure no, in quel simbolo sono raccolti i valori che hanno fondato la nostra civiltà. E senza quei simboli noi non abbiamo identità e non siamo niente. L'ho detto e lo ripeto, io non credo nella cultura della tolleranza, perché fondamentalmente tu tolleri qualcosa che non vorresti in mezzo agli altri. Io credo nella cultura del rispetto, e il rispetto viene dalla parola respicere, significa guardare in profondità. Non puoi farti rispettare se non racconti chi sei, e non puoi rispettare l'altro se non sai chi è. La base del rispetto è la difesa della identità. Però diciamoci la verità, questo gli stranieri che arrivano da noi lo sanno bene, e non sono loro che ci chiedono di togliere il presepe dalle nostre scuole, è il furore ideologico di certa sinistra nostrana che si vergogna di quello che è. Abbiamo voluto anche, concludo davvero, che in questa manifestazione ci fosse un'iniziativa benefica. L'avete vista, è stata presentata, avete ancora qualche minuto per partecipare a questa iniziativa benefica, si vincono dei premi, compresa un'improbabile cena con la sottoscritta, che non so se vi possa mai interessare, ma qua dicono che sì, che ne so, nel caso in cui vi interessa, altrimenti ci sono dei normali cesti che forse vi interessano molto di più, però abbiamo voluto fare una iniziativa benefica a favore dell'aiuto alla Chiesa che soffre. Aiuto alla Chiesa che soffre, vi ringrazio, ringrazio Alessandro Monteduro per il lavoro importante che fa. Si stanno concentrando e si concentrano sulla difesa dei cristiani perseguitati nel mondo. Perché vedete, mentre noi togliamo il presepe dalle nostre scuole e facciamo finta di non sapere cosa si celebra il 25 di dicembre, ci dobbiamo ricordare che c'è gente in alcuni paesi del mondo che per andare in chiesa il giorno di Natale sfida la morte. Le avete viste negli anni scorsi le immagini di chiese che saltavano in aria in tanti, diversi paesi. I cristiani lo sanno in quei paesi, sfidano la morte per difendere quello in cui credono. Allora noi vogliamo aiutarli a difendersi e a ricostruire. Per cui i soldi che stiamo raccogliendo stasera, che aiuto la Chiesa che soffre, sta raccogliendo stasera, servono a difendere gli unici perseguitati dei quali non si occupa nessuno, le vittime del più grande genocidio in atto nel mondo, che sono i cristiani. Li vogliamo
vogliamo ricordare, li vogliamo difendere, li vogliamo aiutare. Siamo qui per fare tutto questo con i prodotti della nostra tradizione. Faccio un ultimo passaggio velocissimo: comprate italiano. Proprietà del governo francese per favorire osceni prodotti francesi a scapito di genuini prodotti italiani. Mangiamo italiano, consumiamo italiano, aiutiamo le aziende italiane. E per il resto, riposatevi, divertitevi, state con i vostri figli, con le vostre famiglie, ma soprattutto riposatevi, perché ci aspetta un 2020 di battaglie e di vittorie. Grazie. Grazie. Ho fatto sul palco.